Invece passiamo dal teatro al cinema, perché il 12 marzo è arrivato in tutte le sale il film che vede protagonisti Enzo Salvi, Sebastiano Somma, un cast incredibile con la firma di Emiliano Locatelli, il diavolo è Dragan Sigan. Vediamo il trailer e poi ne parliamo proprio col regista. Ma tu stai sempre qui dentro, ti piace proprio giocare a scacchi? Si impara a conoscere bene la gente viaggiandoci insieme e giocandoci a scacchi. Hanno annunciato la cassa integrazione. Provocherebbe un danno a molte famiglie di questa città. Non so come garantire un futuro a mio figlio. Sono il proprietario di un'azienda. Che cosa vuoi tu dalla vita? Io non sono lo Stato. Papà, dai, sbrigati! Prendi il manganello. Oh, no. Sì, ho fatto una cosa sbagliata. Non sono mai stato violento. Mi hanno portato. Ma che hai fatto? Mi sono vendicato. Aiutami a fare un colpo. Abbiamo perso tutto. Padre nostro, il diavolo è nascosto dentro ognuno di noi. Adios. Importante, Ico de puta, è che si riesca a scacciarlo. Lo voglio guardare negli occhi e riprendere le vie del bene. Emiliano Locatelli! Ciao Emiliano, grazie, buonasera, benvenuto, accomodati pure. Grazie per essere con noi, per parlare di questa avventura incredibile, straordinaria, il diavolo è Dragan Sigan, che dicevo è arrivato al cinema il 12 di marzo, un cast straordinario, Enzo Salvi, Sebastiano Somma, davvero tantissimi grandi attori e attrici. Tu come stai? Io bene, bello carico, siamo pieni di energia positiva, un po' stanchino perché abbiamo fatto un bel tour già e adesso ci aspetterà, perché lo spiego subito, il nostro è un film distribuito in modo particolare, è una cosa che si vede sempre più spesso, e lo portiamo noi insieme al cast nelle varie città d'Italia e poi rimane per qualche giorno, per qualche settimana nei cinema dove facciamo la presentazione. Essendo una piccola produzione, un'opera indipendente, anche questa distribuzione così, ecco, che però ci sta dando belle soddisfazioni. Siamo veramente carichi. Tra l'altro è molto interessante, no? Perché poi il film unisce il thriller al poliziesco, praticamente ci sono queste due dimensioni nel racconto, come in realtà no, Emiliano, è anche una storia di amicizia da una parte, vendetta dall'altra, perché poi il protagonista è questo giovane operaio che appunto stringe amicizia con un uomo che ha un passato anche alquanto misterioso, no? Sostanzialmente, e i loro destini in realtà, se vogliamo anche in modo tragico, comunque irreparabili, poi si incrociano. Sì, è un film che ha una struttura particolare sia dal punto di vista formale che contenutistico. Abbiamo fatto un'opera, ho tentato di fare un'opera che è ambiziosa e coraggiosa. E ha, come appena detto, una struttura particolare, nel senso che sono quattro personaggi principali: Enzo Salvi, Sebastiano Somma, Ivan Boraggine e Gennaro Liglio, le cui storie sembrano parallele, quindi ha una struttura parallelo incidente, dico io, per assurdo, quindi è proprio strutturato, è suddiviso in tre capitoli, quindi ha una struttura che non è proprio consueta. È a cavallo, come hai detto tu, tra il thriller e il poliziesco, ma anche tra il film d'autore e il genere. Cioè, il nostro è un film che ha ricevuto da poco il riconoscimento di film d'essai ministeriale, quindi è senza ombra di dubbio un film d'autore, ma è anche un film di genere, quindi punta a un pubblico il più vasto possibile, non è un film elitario, nonostante affronti delle tematiche, diciamo, serie abbastanza importanti, come la crisi economica, la delocalizzazione. Quindi, come sostrato a questo sostrato molto, diciamo, da film d'autore, ma lo facciamo, ho tentato di farlo con dei meccanismi che sono tipici del thriller, cioè una tensione. Tra l'altro, Pigi, no, questa tensione di cui parla Emiliano in realtà fa parte praticamente, no, tra le tue passioni. Mi spiego meglio, perché nel 2014 Emiliano ha pubblicato il suo romanzo d'esordio, Io sono Vendetta, che anche in quel caso c'era un po' di thriller, un po' di noir, c'era anche qualcosa di fumettistico in realtà lì. Assolutamente sì, io diciamo che tendo nelle mie cose, le cose che ho scritto, ne ho scritto anche un altro, e nei cortometraggi che ho diretto negli anni, tendo di mettere le mie influenze insieme. Io sono un grande appassionato di cinema, studioso, laureato in cinema tra l'altro, e quindi sono un amante del cinema d'autore, specialmente quello italiano, neorealismo, diciamo dal dopoguerra fino agli anni 70 sono un grandissimo amante degli autori italiani, Bertolucci, Pasolini, Petri. Va bene, potrei citare tanti altri, però sono anche un amante del fumetto americano, quindi
tendo, sto cercando di creare, non è facile, poi il pubblico ci dirà se mi dirà se sto facendo bene o sto facendo male. La critica lo sta facendo in parte, alcuni hanno apprezzato, alcuni no, ma ci sta, fa parte del gioco. Però ecco, tendo a mettere le influenze, queste influenze insieme per creare qualcosa di nuovo. Quindi il progetto è abbastanza ambizioso. Ecco. Facciamo così, facciamolo vedere al pubblico un'altra scena proprio tratta da Il Diavolo e Dragan Sigan. Guardiamo. Che ti è successo? Ma che hai fatto? Rispetto, ragazzino. Io ho rapinato e ucciso. Perfetto. Mi raccomando, puntuale. Il Diavolo e Dragan Sigan, abbiamo visto proprio una scena tratta dal film, tra l'altro dicevamo, no, con un Enzo Salvi drammatico. E quasi riconoscibile. Quasi riconoscibile, sì. Non è la prima volta, però anche lì la grande interpretazione di un attore davvero duttile. Sì, non è la prima volta perché sempre insieme, anzi grazie ad Enzo abbiamo scritto insieme, poi ho diretto io questo cortometraggio uscito nel 2021 che è disponibile anche su Prime, è andato molto bene nel circuito festivaliero, dove lui faceva già per la prima volta, diciamo, quello è il suo esordio drammatico. Questo è il suo esordio drammatico in un lungometraggio. In un film. Però gli stai costruendo una carriera d'attore, sì, drammatico. È uno scambio perché anch'io, insomma, sono all'esordio. Quindi sì. Vabbè, noi siamo legati da un'amicizia ormai decennale, quindi stiamo facendo questo scambio, ecco. Spero equo, ecco. Tra l'altro Pigi è Lara Balbo, che è appunto nel cast del film, è stata a Spichisi settimana scorsa. A Spichisi anche Carlotta Rondana, ma con Lara Balbo abbiamo proprio parlato di questo film anche. Quindi, insomma, allora, siamo sul pezzo. Io non qua. Le cito mai, ma sono state bravi, cioè Carlotta Rondana, cioè le donne, come vedrete, come spero vedrete presto tutti, sono molto presenti nel film. Non le dico perché sono tanti attori, avendo questa struttura, certo, che poi è un po' anche la critica che ci stanno facendo, che ci sono tanti personaggi, ma in realtà a me interessava proprio il rapporto che questi personaggi hanno tra di loro. Quindi sono tanti volutamente perché poi si scoprirà come si intersecano le storie tra di loro. Quindi più che il personaggio singolo, dico io, sono pezzettini di un'unica grande coscienza questi personaggi. Emiliano, facciamo così, a te l'onore e il piacere di dare l'appuntamento agli amici a casa per andare al cinema, perché abbiamo capito e avete capito che è un film da non perdere. Sì, vi aspettiamo in sala, vi invito a collegarvi sul sito della produzione e distribuzione, che approfitto per ringraziare, di Marco Fais, sul sito roblefactory.com, dove trovate tutte le date che di volta in volta usciranno, insomma, dove potete trovare in sala il film. Speriamo di arrivare presto in tutta Italia, arriveremo presto al nord, sicuramente Trentino, Friuli, Milano, ecco, vi invito. Quindi cercate, curiosate, esatto, trovate la sala in cui andare a vedere Il Diavolo e Dragan Sigan. Grazie di cuore, grazie a Emiliano Collocatelli, grazie da non perdere, grazie davvero. Golden Minutes, 60 secondi e tra poco Valentina Ruggeri. Rimanete con noi, a tra poco.